microfono. Sono molto emozionata di essere qui e ho portato con me delle cose che uso vedere tutti i giorni ultimamente. E queste cose sono sangue. E queste cose sono una maschera di gas. Signori, ma noi siamo in guerra e io tutti i giorni quando vado in un posto che non conosco porto con me la mia maschera antigas per non respirare i gas di odio, di intolleranza, di razzismo e di inimicizia. Oggi sono arrivata a Mantova e l'aria era pulita, ma io ho la maschera con me, vediamo se legge o la legge, l'ho comunque portata. Perché io vorrei svegliarmi una mattina e sorprendermi degli uomini. Perché non c'è più meraviglia. I muti parlano ai sordi. E i sordi ascoltano i ciechi che guardano fissi, i muti negli occhi. Io vorrei svegliarmi una mattina e sorprendermi degli uomini. Io, lucertola al sole, io, rospo che vede rugiada, io, topo fuori dalla mia tana. Perché questo tempo, signori, questo tempo sarà ricordato per le pietre che scagliamo agli innocenti, come se non peccare fosse il peccato, e il sale, l'unica cura da spargere sulle ferite aperte di tre quarti di mondo che sopravvivono. E queste ferite, signori, sono sanguinanti. Le sentiamo le grida di dolore, perché non siamo sordi. E la poesia, nobile scusa, se ne nutre, mentre la TV ne fa mercato a poco prezzo. E coccodrilli dai seni finti ansimano sui cadaveri caldi, o appena scaldati, o anche riscaldati. Perché freddi non interessano a nessuno. Si costruisca il plastico, le belve hanno la bava. Diamo le emozioni sanguinanti e pallottole da appendere al collo al posto dei crocifissi. Poi chiediamogli se non è la stessa cosa, chiediamogli se il peso specifico è lo stesso. Questo è un tempo di ossimori di pace. Ditemi voi poeti che siete qua seduti, avete mai letto che carro armato è sinonimo di fratellanza? Ditemi voi se questo non è un tempo che sarà ricordato per il popolo dormiente, per un popolo stanco di pensare, per un popolo incapace di lottare, per un popolo timoroso di farsi male, di Che Guevara arresi che rinunciano alla rivoluzione per non morire e così rinunciano a vivere. Voi, signori, se questi Che Guevara non respirano, ansimano, boccheggiano, che in fondo la vita è una sola. E noi cattivo lo possiamo anche uccidere, giocando a uno sparatutto sui videogame. E la rivoluzione, signori, si può fare anche sparando due cazzate su Facebook, seduti sulle nostre poltrone, delle nostre vere e vecchie e sempre quelle case. La strada la lasciamo ai delinquenti, quelli con i cappucci neri, quelli dei cassonetti di verdi, delle vetrine rotte, e ci facciamo guidare dal circo mediatico la nostra indignazione senza guardare.
è già stato fatto. C'è un precedente, e lo so, ma l'altra volta ci è scappato il morto. E va bene, in fondo anche Gesù Cristo è morto e poi è risuscitato. Ma lui cazzo era Gesù Cristo, non un Federico, uno Stefano, uno Dax, un Carlo Giuliani qualunque. Lui era Gesù Cristo.